Ciao, grandissimi! Sono Indro ragazzi, sono qui oggi ragazzi per portarvi questo nuovo video. Oggi nuovo video in cui andiamo a vedere in anteprima italiana il nuovo DLC, l'eredità della prima lama. Infatti, grandissimi miei, finalmente nel video di oggi vado a farvi vedere il primo episodio del primo arco narrativo post lancio di Assassin's Creed Odyssey. Questo nuovo arco narrativo è l'eredità della prima lama e sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 4 dicembre. Un arco narrativo composto da 3 episodi distanziati l'uno dall'altro da ben 6 settimane. 3 episodi che introdurranno il personaggio conosciuto come Darius, uno dei più importanti e noti proto-assassini, nonché il possessore della prima lama celata. Questo primo episodio, in uscita il 4 dicembre, si chiama Preda e verrà seguito successivamente dall'episodio chiamato Eredità Oscura e poi da Stirpe, che entro l'inizio del 2019 andranno a completare l'intero arco narrativo dell'Eredità della Prima Lama. Ovviamente questo DLC può essere acquistato come parte del Season Pass, quindi acquistando tutto il pacchetto che prevede appunto il Season Pass di Assassin's Creed Odyssey, oppure potrà essere ovviamente acquistato a parte. Ma ora andiamo a soffermarci di più su questo DLC. Difatti questo nuovo contenuto post lancio di Ubisoft prevederà bensì 20 ore di campagna, con una stima più o meno di 5-7 ore di campagna a episodio. E cosa molto importante, per giocare questo DLC non sarà necessario aver concluso il videogioco. Difatti all'eredità della prima lama si potrà accedere in qualsiasi momento dopo gli eventi di Naxos del capitolo 7 della storia principale del gioco e una volta che il nostro eroe ha raggiunto il livello 28. Per quanto riguarda la sessione che ho potuto provare in esclusiva in anteprima da Ubisoft Italia qualche giorno fa e di cui vi farò vedere adesso delle ispezioni in anteprima italiana esclusiva, siamo partiti dalla Macedonia, completando varie missioni anche nelle zone limitrofe ovviamente, con un'ambientazione cronologica nel gioco prima dell'epilogo del capitolo 10. E all'interno di questo gameplay che vi farò vedere mi vedrete con Cassandra, nonostante c'era comunque l'opportunità di giocare nei panni sia di Alexios che appunto di Cassandra stessa, partendo da un livello 43. Ma cosa succederà e cosa vedremo all'interno dell'eredità della prima lama, e in particolare di Preda? Essenzialmente ragazzi, questo non è ancora spoiler, continueremo la nostra odissea incontrando però Darius, il primo leggendario personaggio ad impugnare la lama celata degli assassini. E all'interno della storia di Preda in particolare andremo a scoprire se Dario è o un alleato o un nostro nemico, e in generale scopriremo un po' di più anche sulla genesi degli assassini, sulla loro trasformazione a un gruppo di eroi che agisce nell'ombra per combattere il male. Ok, adesso fermi un attimo. Da questo momento in poi incomincerò a parlare del DLC di questo primo episodio, Preda, dando degli spoiler. Ovviamente cercherò di non darvi degli spoiler enormi, di non farvi vedere tutto il gameplay registrato, perché non sarebbe giusto e non mi piace, però vi dirò comunque degli spoiler abbastanza narrativamente belli ma rilevanti del DLC. Quindi per chi non vuole sentire degli spoiler, vi consiglio di fermarvi qua. Per i più curiosi, perché tanto alla fine ve lo giocate già domani questo DLC, adesso andrò un pochino più nel dettaglio, supportato da immagini appunto spoileresche. All'interno di questo DLC infatti sono dei punti molto importanti. Innanzitutto scopriremo molto ma molto di più su Darius e sulla sua storia, quindi anche faremo un viaggio nel passato della storia di Darius, della sua vita. E mentre rivivremo le gesta di Darius e andremo avanti con la nostra odissea con il nostro personaggio, che sia Alexios o Cassandra, saremo impegnati ad incontrare un colorito cast di personaggi, nuovi e vecchi. Vecchi. Quindi nuove battaglie, potenti nemici, ed ecco che vi lancio la prima bomba. Tra i potenti nemici, sì, c'è il ritorno dell'ordine degli antichi.
Avete capito bene, ragazzi, c'è il ritorno dell'ordine degli antichi, ma in particolar modo ci sarà la setta persiana dell'ordine degli antichi. E ciò ha una correlazione perfetta, ovviamente, con Darius, un assassino o comunque un proto-assassino persiano. Quindi la bomba è questa: all'interno del DLC, l'eredità della prima lama, affronteremo la setta persiana dell'ordine degli antichi. L'ho detto. Dovete capire la mia emozione al momento quando ho visto tutto ciò, quando ho visto l'ordine degli antichi persiani davanti. È stato un incontro incredibile, davvero. La cosa è stato un incontro abbastanza sorprendente, perché dopo una missione in cui dobbiamo liberare dei cittadini da un villaggio preso in ostaggio, comunque che era stato incendiato, ecco che ci troviamo davanti appunto i persiani e questo ramo dell'ordine degli antichi, appunto persiano. E la cosa molto interessante è chi ci porta a scoprire questa setta persiana dell'ordine degli antichi, ovvero il figlio di Darius, Nakata. Difatti, ragazzi, ebbene sì, oltre a Darius incontreremo suo figlio, che sarà lui, diciamo, a farcelo conoscere, a portarci da Darius e a farcelo incontrare. E sarà lui con cui, quantomeno inizialmente, avremo un rapporto più diretto e più consolidato. Perché sì, noi, appena incontreremo Darius, lui ci attaccherà. E avete capito bene, ci sarà un combattimento tra noi e Darius, noi contro Darius. E vi giuro che è stata una figata pazzesca, perché il famoso spezzone video in cui vediamo Darius che appare dal cielo e ci slama fuori la sua lama celata, ok, ma dopo combatterci assieme, tantissima roba. Quindi godetevi quel momento, perché ragazzi, state combattendo contro un proto assassino iconico per la saga. E wow, proto assassino iconico non soltanto per la lama celata, ma per un assassinio famosissimo che ha compiuto, ovvero quello ai danni di Re Serse I. E proprio all'interno di questo DLC, altro spoiler, vedremo l'assassinio in sé per mano di Darius a Serse e tutto quello che c'era dietro a questo assassinio, i vari complotti, conflitti e le varie conseguenze che hanno mosso questo assassinio e che hanno appunto seguito questo assassinio, molto interessanti e molto fitte, che vanno a caratterizzare molto anche il personaggio di Darius, andando a scoprire che Serse era uno dell'ordine degli antichi. Avete capito bene? Sì, Serse era uno dell'ordine degli antichi. E a proposito di ordine degli antichi, ve ne sto tirando giù una dopo l'altra di bomba. Come sapete bene, nel menu c'è una sezione dedicata al culto di Cosmo e a tutti i suoi principali esponenti, una specie di albero con i vari rami e tutti i vari esponenti, appunto, del culto di Cosmo. Ecco, una volta che giocherete al DLC, si aprirà un'altra sezione dedicata appunto all'ordine degli antichi. Questa purtroppo non posso farvela vedere perché ci sarebbero degli spoiler ulteriori, però vi dico soltanto questo: ci sarà appunto una sezione dedicata all'ordine degli antichi con vari boss che pian piano dovremo andare a sconfiggere, appunto come è stato nel caso del culto di Cosmo. E questo ve lo posso dire: il primo boss che incontreremo appunto all'ordine degli antichi si chiama il Cacciatore. Cacciatore che nel corso di questo primo episodio credo sia proprio il nostro nemico principale e che pian piano, compiendo sempre varie missioni, andremo a raggiungere e con cui ingaggeremo uno scontro molto difficile. Difatti il Cacciatore viene accompagnato nel suo combattimento anche da animali, da altri animali. Difatti il Cacciatore, collegandosi al suo soprannome, viene accompagnato nel combattimento da dei lupi. Difatti all'interno di questa trama si vede proprio come il Cacciatore abbia un collegamento con gli animali della zona, poiché infatti ad esempio i lupi ululano quando lui è in zona per appunto annunciare il suo avvento. Quindi un personaggio molto interessante con cui avremo anche degli scontri a parole molto importanti. C'è una parte di una missione che vi farò vedere qua sotto molto bella, con cui avremo anche uno scontro verbale col Cacciatore, in cui vediamo il nostro personaggio anche in difficoltà appunto a dialogare, a rapportarsi con lui. Proprio il Cacciatore è nettamente superiore a parole ai nostri confronti, che è davvero stata bellissima, è stata una missione stupenda quella, con questo albero pieno di vittime fatte appunto al nostro personaggio e i parenti di queste vittime che volevano un po' rifarsi nei nostri confronti. E il Cacciatore, in modo molto subdolo,
li ha istigati contro di noi, e poi in questo duello verbale l'ha avuta vinta lui, ecco. Quindi sicuramente un personaggio molto interessante questo cacciatore, con cui appunto avremo a che fare all'inizio di questo DLC. Oltre alle varie immagini che vi sto facendo vedere qua sotto in sottofondo, vi ripropongo anche delle mie opinioni, giusto per concludere il video. Vi dico comunque che ho giocato un 3-4 ore a questo DLC, quindi non di più, e quindi non è che posso darvi così tante informazioni, sia per questioni di tempistica di prova, sia per questioni che non voglio darvi spoiler clamorosi, sinceramente. Sta di fatto che posso dirvi che, narrativamente parlando, è un DLC che si presenta come interessantissimo, poiché vediamo Darius, vediamo la sua storia e vediamo quello che vi è dietro alla sua figura iconica, con una trama molto molto fitta, trama che ci porta perfino ancora più indietro rispetto al videogioco in sé, andando a vivere quella che è stata appunto l'esistenza di Darius, o comunque i passaggi più importanti. Vediamo la lama celata e vabbè, wow! Quindi di conseguenza, narrativamente parlando, per chi ama la lore di Assassin's Creed e per chi ama la trama di Assassin's Creed, è tanta roba. Magari un po' la scontentezza che può aver avuto qualcuno videogiocando la trama principale un po' viene colmata qua, con dei purissimi riferimenti alla lore di Assassin's Creed, diciamo anche più basici, come la lama celata o come un personaggio iconico come Darius. Parlando appunto di Darius, ragazzi, mi ha fatto un'impressione ottima. È molto misterioso, ha vari segreti che nasconde e cela ai nostri occhi, però ragazzi è davvero il classico e canonico assassino che ci piace. Difatti sembra un misto tra Altair per forza e integrità morale e Ezio per sfacciataggine, nonostante ricordi molto più Altair Darius. È il classico assassino che ci piacerà a noi, fidatevi, perché anche la sua presenza all'interno di un'immagine di gioco la si sente. E questa cosa mi ha fatto davvero impazzire, perché siamo un po' ritornati indietro a quei personaggi, quegli assassini carismatici che davvero hanno contraddistinto la saga. Per quanto riguarda il gameplay, oltre alle varie aggiunte effettuate dalle ultime patch, riprende gli stessi pregi e difetti di Assassin's Creed Odyssey, essendo semplicemente un'espansione, un DLC in più, con anche il combattimento di stesso livello e difficoltà, a parte magari qualche mercenario che l'ho trovato leggermente più forte di quelli che ho trovato io nel gioco giocando a casa. Però magari è una sensazione soltanto mia, perché comunque poi dovete capire che sono arrivato lì e ho dovuto un attimo sistemare o adattarmi con un nuovo ramo dell'abilità che vi era lì. Ho provato anche a cambiare qualcosa, alla fine ho dovuto rimettere l'asset che utilizzo io a casa. Missioni secondarie molto interessanti come sempre, alcune molto più di altre però, alcune davvero bellissime secondo me. Location alcune davvero molto belle che fanno anche strabuzzare gli occhi, come quella prima dell'albero con sottofondo la montagna bellissima, a me queste cose qua fanno impazzire. E prima di concludere vi faccio una piccola parentesi. Durante la prova ero in compagnia di vari esponenti della stampa specializzata di settore italiano di videogiochi, e diciamo che sono trovati un po' in difficoltà quando vi era il combattimento col boss finale, quindi il cacciatore, e diciamo si trovavano sulla traiettoria del combattimento vari mercenari che ci andavano ovviamente poi ad attaccare. Di conseguenza la situazione era che vi era il combattimento con il cacciatore e al contempo dovevi anche badare e uccidere i mercenari. Ci sono trovati perfino qualcuno a trovarsi con tre mercenari più il cacciatore, il boss, da affrontare. Quindi secondo me questa criticità, questo problema ci sta, è giusto sollevarlo, non è magari troppo giusto né normale, sarebbe magari da far sì che la traiettoria del mercenario venga deviata spostando dall'area del combattimento col boss, o comunque che le taglie, non so, vengono azzerate automaticamente o cose del genere, non lo so, però sicuramente è un problema che si può tranquillamente superare se si sa un attimo bene come gestirsi, se si sa un attimo bene come muoversi all'interno del gioco, pagando le taglie, usando varie abilità, muovendosi in certi modi. Puoi allontanarti, puoi far allontanare il mercenario, puoi mandare il mercenario contro il boss, quindi non è un problema così enorme, anzi è un piccolo problema, ma che per me ad esempio mi ha stuzzicato un po' di più dal punto di vista del combattimento, l'ha reso molto più interessante, quasi
difficile. Quindi comunque mi ha dato una certa soddisfazione poi riuscire a battere sia un mercenario che anche il boss, il cacciatore. Però ci sta a rilevare questo problema. Sta di fatto che, ripeto, se sai un attimo come muoverti entrando nel gioco, vai oltre con pochi problemi, secondo me. Volevo tanto dire questo perché troverete, secondo me, in molte recensioni evidenziato questo difetto. Detto questo, ragazzi, io vi lascio giocare. Domani sarà disponibile questo DLC, quindi mi raccomando, usuratelo perché merita. Spero di avervi dato un po' di informazioni interessanti senza troppi spoiler, dandovi le informazioni giuste secondo me, con anche video di supporto qua, sottofondo alla mia bella voce. E niente, ragazzi, volevo assolutamente ringraziare tantissimo Ubisoft Italia per l'opportunità che mi ha dato di andare a questo evento, partecipare, registrare e anche di vedere i loro uffici molto belli, davvero. Quindi grazie mille a tutti i ragazzi di Ubisoft Italia, è stata una bellissima esperienza, grazie di cuore. Tutto ciò, ragazzi, vi ricordo che avviene anche grazie a voi, il vostro supporto costante che mi date. Quindi davvero grazie mille anche a voi. Per questo video è tutto, ragazzi, ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!